Siamo con Guido Iodice, noto fondatore del blog Keynes Blog, che insomma ha avuto degli anni d'oro Buonasera a tutti. in questo decennio che si va a concludere. Allora, Guido, tu sei a conoscenza del fatto che esiste una pagina che ti prende in giro e che si chiama Drive iSeis, che chiaramente il tuo nome è Guido Drive iSeis Iodice, Iodice, il Keynes delle Murge. La conosci questa La pagina? conosco, la La conosco. segui? La seguo, sì. Ti Non piace? ufficialmente, la No, seguo l'urco. Ah, cioè non hai messo il né il mi piace né il segui. Esatto. Neanche il segui hai messo. Neanche. Però ogni tanto vai lì e te la spizzi. Esatto. Senti una cosa, ti piace? A volte è pretestuosa perché non fa vedere le cose molto di sinistra che dico, però è divertente. In che senso? Per esempio, secondo te quali sono le cose molto di sinistra che dici Beh, per e che... esempio quando critico Boldrin, quando critico i liberisti, quando critico Cottarelli, questi qua loro giustamente, diciamo, non rientra nel loro format far vedere che io dico anche cose di sinistra. Senti, e secondo te, diciamo, ecco, per esempio, loro ti hanno molto preso in giro sul fatto che dai facilmente del rosso bruno a tutti, no? Ma secondo te questa presa in giro che loro ti fanno è ben motivata oppure secondo te stanno sbagliando? Cosa ne pensi di questo argomento, di questa cosa No, io particolare? ammetto che a volte esagero, però l'esagerazione serve per provocare, per segnalare un problema. Chiaro che io non penso che siano tutti rossobruni, però se c'è un atteggiamento rossobruno di qualcuno che magari nel 90% dei casi non lo è, però a volte lo è, io lo segnalo. Mi saresti capace di dire in breve che cos'è per te un rossobruno? Rossobruno è uno che dice di essere di sinistra. E con argomentazioni che sembrano di sinistra, dice in realtà delle cose che sono molto di destra. Per me, cioè, è pericolosa tutta l'idea di, ad esempio, questo ci tengo tanto, pensare che l'immigrazione sia o un complotto o comunque qualcosa che, diciamo, va a danneggiare i lavoratori autoctoni. E quindi bisogna limitare l'immigrazione perché altrimenti perché la tesi fondamentale di chi dice queste cose è che limitando l'immigrazione si difendono i lavoratori. In realtà la storia della sinistra, anche della sinistra italiana, pensiamo ad esempio alle lotte operaie nel nord Italia, che sono diventate vincenti nel momento in cui i lavoratori del nord si sono uniti con gli immigrati che venivano dal sud. E lo stesso è successo in Inghilterra, quando il Labour Party si è aperto ai lavoratori, i sindacati si sono aperti ai lavoratori irlandesi, allora hanno vinto. Separare i lavoratori in base alla provenienza è un modo per favorire i padroni, Va fondamentalmente. bene, se vorranno i nostri amici della pagina ti risponderanno su questo specifico punto, se ritengono appunto Lo diceva anche Carlo di Marx dover, no, questo. magari Cioè, non è che lo dicevo io. potrebbero sentirsi rappresentati da come tu li descrivi in questo caso, come no, e loro se vorranno appunto ce lo faranno sapere. Guido, volevo dirti, ma in generale comunque ti fa piacere o non ti fa piacere che esista questa pagina? Ma diciamo, se fosse un pelino più onesta per quello che ho detto prima, cioè quando critico Boldrin dovrebbero riconoscere che. Però capisco che è una pagina È ironica, caricaturale, quindi è caricaturale, evidentemente, quindi c'è ovviamente qualcosa. quando si fa una cosa caricaturale, evidentemente si Chiaro. esacerba la parte, diciamo, È più chiaro, esagerata. è chiaro, è Però chiaro. comunque puoi ammettere che ti diverti. Mi diverto, quello che non mi piace in realtà è che poi questa pagina è gestita, si vede insomma, da quello che scrivono, da effettivamente persone che sono, diciamo, catalogabili come Ai, rossobrune ai, e ai, ai. quindi questo sicuramente, però onestamente devo dire che spesso mi diverte, questo lo devo dire, cioè un'ironia non è stupida, non è un'ironia stupida, però cerca di legittimare delle posizioni che secondo me sono pericolose. Senti, ma perché sei convinto che io, Christian Dalens, sia dietro l'organizzazione di questa pagina? No, 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 so che non sei dietro, Ah, però ecco. sei, diciamo, sei partecipe. No, no, io semplicemente mi diverte, diciamo, anche io penso che Ciao tu Fabio. cioè,
penso anch'io che alcune delle tue posizioni siano esagerate da quel punto di vista. Fabio, c'è una foto di profilo. Vabbè, ma lascio... tipo da tronista del, di Maria De Filippo. Beh, insomma, sei... sì, saluto anche io Fabio e ovviamente penso forse si stia allenando per andare proprio là, non sappiamo. No, comunque non sono dietro la pagina e poi alle volte mi diverte proprio perché alcune tue posizioni le ritengo esagerate. E... però vabbè, insomma, la vedo comunque con simpatia. Senti, per concludere, Guido, vuoi salutare tutti i nostri amici dicendo, guardando la telecamera, puntando il dito alla telecamera e dicendo: siete tutti dei poveri rossobruni. Siete tutti dei poveri rossobruni. Grazie Guido Iodice e a presto.